cinematografico, di produzioni video industriali. Adesso ti faccio vedere l'SD memoria che oggi ci ho fatto i video. Questa SD di Giorgio, guarda, è l'SD di Giorgio che mi ha fatto Giorgio, questo qui. Dopo se ti faccio vedere le robe che mi state fatte non ce puoi credere. Questo da Sandra, la professoressa, sta felpa. Questa è un SD che mi ha fatto Giorgio da 64 giga, guarda, 64 gigabyte, la uso sempre perché con questa ci posso fare 10 ore di video in alta definizione. Poi Giorgio, adesso ti faccio vedere Giorgio perché non ha visto niente, ma comunque, la felpa, quella che mi ha fatto Giorgio, la felpa che mi fa tu te, i paperini nella felpa, la usa mio figlio tuttora, gli è piaciuta tantissimo, ti ringrazio da parte sua. Adesso io metto il treppiedi, poi ti faccio vedere una cosa, ma prima ti devo far vedere il drone professionale. Aspetta, allora apro il treppiedi che mi ha fatto Titti, questo qui è un treppiedi piccolino che mi serve qui la camera. Allora, non puoi, ecco, adesso allungo i zampi, li allungo del tutto. Ecco, vedi come si allunga bene? Un piccolo treppiedi professionale. La piastra è attaccata qui, quindi non si perde mai. Questo non c'ha problema da perdersi la piastra. Volendo si può fare anche le foto col cellulare, vedi che c'è il pezzo in aggiunta, però questo serve solo per il cellulare. Adesso l'SD la metto vicino al computer, dopo vieni oltre che ti faccio vedere altre cose. Nel frattempo se stiamo a guardare quello che ho ricevuto, l'orologio da Titti, dopo Sandra la professoressa, due orologi, uno per Luca e un altro per me, io l'ho dato a babbo perché io ho questo, allora l'ho dato a babbo gli piace tantissimo, quindi Sandra sta tranquilla che l'orologio ce l'ha babbo nel polso, è contentissimo e io ti ringrazio. Allora adesso prendo un attimo, vieni qua, ti porto oltre qua, va, visto che te non ci vieni. Allora metto la videocamera nel treppiedi e te faccio vedere il drone. Guarda un po', che la gente mi domanda, ma che fine ha fatto il drone? Allora, il drone mio, quello che mi sono ricomprato, e l'ho dato ai miei nipoti del secondo grado, che sarebbe i figli di mia cugina Francesca, una delle figlie del mammo, quindi l'ho dato a loro e stati contentissimi, ho fatto un regalo grossissimo di Natale e io sono contento perché loro è una famiglia che non se la passa bene, quindi se lo sognava quel regalo lì. E ad io gliel'ho fatto, gliel'ho realizzato il sogno, quindi io sono contento. Pertanto io ho questo qua, io ho questo, vedi, guarda, DJI Mavic. Questo è un drone professionale che ha una protezione, guarda, adesso ti dico, vedi, questa è una doppia protezione, praticamente protegge il drone e le eliche, tranne che la videocamera non è protetta con questi, io non lo so, senti che profumo di elettricità anni 90, oh, che buon profumo, io non lo so perché non hanno messo la protezione per la videocamera, perché quella è molto sensibile, è la parte più sensibile del drone stesso. Comunque, questo qui lo userò fra qualche giorno, ti dico che per questo drone ci ha avuto la bellissima idea Andrea DJ, come nome professionale, il nome artistico. Andrea DJ, e precisamente, adesso lo dico subito, perché non me voglio confondere, già mi sono confuso abbastanza. Allora, fammi un po' vedere, eccolo, Andrea KJ,
Ecco, Andrea KJ. Guarda, eccolo qui. Guarda. Andrea, vedi? Andrea che mi ha dato questo drone e mi ha fatto spendere molto poco, perché questo costa un occhio della testa. E io ho speso 200 euro, però ha messo è nuovo, è quasi nuovo, l'ha usato solo 6 volte, basta. 6 volte è pochissimo, quasi niente, come nuovo, nuovo è, praticamente nuovo. Grazie a lui io ho avuto questo qui a 200 euro, perché lui mi ha fatto lo sconto, più mi ha fatto lo sconto Stefano, mi ha fatto lo sconto Christian, e più risparmio virtuoso. Tre persone mi ha fatto lo sconto, lui, Christian, Stefano e Risparmio, quindi quattro persone mi ha fatto lo sconto per questo, se no mi veniva 700 euro, mi veniva, pensa un po', pensa tu che roba. Quindi questo qui è un oggetto straordinario, perché questo va a satelliti e quando va, vola. Questo qui, i satelliti, dà la posizione giusta, quindi non si sposta di 1 mm dalla posizione che era prima, capito? Non è che si allontana quando gli pare. Guarda, guarda che drone, guarda, guarda quanto è piccolo. Vedi quanto è piccolo? È più piccolo di quell'altro, però c'ha i sensori, c'ha tutto, capito? C'ha i sensori, c'ha la videocamera. Questa ovviamente la devo togliere, la protezione, ogni volta che lo uso. C'ha il suo astuccio, la sua valigetta, guarda un po'. Dopo c'è il caricatore a 3 pile, ogni pila dura 20 minuti, a differenza di quell'altro, l'SP500, che è un giocattolo, a differenza di questo, dura 5 minuti, una batteria, ce n'ha due. E il telecomando è collegato il telecomando al drone, sì, al cellulare stesso, questo qui. Non è che deve collegare a tutte le tipologie di droni come era prima. Questo collega direttamente, c'è una presa USB al cellulare. Quindi è fantastico, è spettacolare. E questo vola, che è una bestia, arriva a 2 km di distanza. Solo che mi ha messo le limitazioni, Andrea, perché sa che io sono un principiante, quindi mi ha messo tutto quanto, l'ha predimpostato proprio per me. Quindi dopo, se mi serve un consiglio, lo dico a lui e non sbaglio più, anche se gli errori si fa sempre, tanto nessuno è nato imparati. Solo che con l'aiuto d'Andrea, lui è un professionista, un campione, è un campione di droni, è un campione pure di musica, pensa. Allora, vediamo un po', vieni un po' qua. Guarda, mi è stata mandata una lettera di tanti santi. Una lettera, vediamo un po' chi è che è stato a scrivermi. L'ho trovata tutta strappata. Una lettera che l'ho trovata tutta strappata. Vediamo un po'. Chi è? Per privacy, non posso. Guarda, mi manca i pezzi. Mi manca i pezzi. Vedi, è a pezzi, non si legge. Pare che c'è scritto Montefano. Montefano pare che c'è scritto, io non lo so. Guarda, questa è una lettera praticamente senza il mittente, solo il destinatario. Tutta strappata, l'ho trovata nella cassetta della posta. Che ci posso fare? Chi è che l'ha strappata dentro lì? Qualcuno che non si è fatti i cavoli sua. Guarda, tutti i santi benvenuti, tutti i santi. Guarda, la Madonnina con Gesù bambino, bellissimo questo, pace e bene, guarda. E na miseria. Stefano, Stefano, no Montefano, Stefano. Guarda, carissimo Matteo, tantissimi auguri di un santo Natale a te e alla tua famiglia. Salutami i tuoi cugini, auguri anche a loro. Che questo Natale che viene sia un tempo di luce nel segno di Gesù piccolino che viene. Ti mando un piccolo libro che racconta la vita straordinaria del giovane beato Carlo Acutis, spero ti faccia piacere. Con affetto e stima, Stefano. Guarda, chissà, Stefano di Forlì, pensa un po'. Grazie Stefano, io non te conosco, non ti ho visto mai, però ti ringrazio di tutti i santi. Guarda, la Madonnina qui è una statua che c'è stato fatto Giovanni d'Ercole Vescovo, un'intercessione qui.
una supplica. Poi il Santo Rosario, guarda che bello questo qui. Io seminerò le rose dell'Ave Maria sui passi della Madonna ed ella verrà a soccorrermi. Guarda che spettacolo di raffigurazione della Madonnina Gesù e tutti i fiori dietro, guarda, col rosario. Ma quanto è bello. Dopo c'è la Madonna che scioglie i nodi, Maria che scioglie i nodi, questa c'è anche a Loreto nella chiesa della Natività, poi c'è San Michele Arcangelo e poi c'è il servo padre Alfredo Berta Morganti dell'Ordine dei Frati Minori, questo l'ho visto mille volte in Santa Casa de Loreto, adesso però hanno tolto tutti i santi perché la gente non vuole toccare la stessa cosa che tocca altra gente per un problema di igiene. Poi guarda, il Santissimo Crocifisso, venerato nella Basilica di San Francesco in Ascoli Piceno. Guarda. Poi, preghiamo con Maria, guarda. Un'altra statuetta, qui c'è un santuario. Direzione Nazionale Guardia d'Ordine, d'Onore, Guardia d'Onore, cosa dirò? Cosa dirò? Guarda che roba, oh. Guarda che chiesa incredibile. Questo cos'è? Che libricino è? C'è un santo qui. Direzione Nazionale Guardia d'Onore. Santuario Cuore Immacolato di Maria, Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino. Guarda che roba, oh. Una miseria. Poi, originali non fotocopie, Carlo Acutis e Francesco d'Assisi, guarda. Vedi? È Assisi Carlo Acutis. È un santo che è stato Assisi. Poi guarda che cartolina bella questa qui. È una miseria. Guarda, guarda Stefano cosa mi ha scritto. Ti invio alcuni santini con alcune preghiere, spero ti piacciono Stefano. Continuate con i video, tu ed i tuoi cugini, siete forti. Vedi, grazie Stefano, grazie di questo libricino, sei stato gentile. Io la storia di Carlo Acutis l'ho letta, però qui, vedi, Carlo Acutis c'aveva la videocamera in mano, vedi, come me. Filmava i posti di montagna, lodava a Dio. Più o meno come me, però Carlo Acutis amava l'Eucaristia, andava sempre alla messa e ha unito a tante persone a Gesù. Guarda, guarda che santo, Carlo Acutis, guarda, un santo proprio, un santo ometto, è stato tanto carino nella sua vita, ha dedicato tutta la sua vita a Gesù, quindi io non mi metto alla pari, lui è un santo, io sono zero assoluto, anzi sotto zero. Allora, guarda un po', guarda, una scrittura che pare la mia da quando ero piccolo, chissà chi mi ha scritto qui, guarda che bella questa raffigurazione, la Sacra Famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe, Maria, questa è una lettera che ho trovato oggi, guarda, guarda cosa ci ha messo lo scotch, qui variopinto, anni 70, e cosa c'è qui dentro, guarda un po' che roba, è una miseria. Il Santo Rosario, preghiere all'angelo custode, guarda, angelo custode, noi tutti siamo stati affidati da Dio ad un angelo custode a cui ogni nuovo giorno dovremmo chiedere consiglio, forza spirituale e saggezza. Ogni sera dovremmo poi ringraziarlo per tutte le volte in cui ci ha aiutato anche senza che noi ne fossimo consapevoli. Infatti noi sottovalutiamo questa cosa che abbiamo un angelo custode. Guarda. Un libretto del Santo Rosario, questo mi fa molto comodo, pregate il Rosario, vedi? Poi questa lettera dentro qui non c'è niente, niente, c'è la raffigurazione bellissima, e poi qui cosa c'è? Un disegnino, chissà chi me l'ha mandato, tanti auguri di un sereno Natale da Alessia, Irene, Francesca, guarda un po', Alessia, Irene e Francesca, guarda quante state gentili, Alessia e Irene, guarda, le figlie di Francesca, guarda, gentilissima, guarda lì, mi hanno fatto il disegnino con i cuori, e guarda come hanno scritto bene, no miseria, che cura, guarda che bella lettera, hanno ritagliato un giornalino che c'era la Sacra Famiglia e hanno fatto una letterina piccolina, guarda tu che roba, con lo scotch colorato, guarda tu come variopinta questa letterina, per me è molto speciale, me l'aveva promesso Francesca e me l'ha mandata, pensa, con le sue figlie, anche nella più totale e grave condizione finanziaria, pensa, che stanno messe, mi dispiace tantissimo a me, mi dispiace, io purtroppo Francesca te l'ho promesso, ma
Purtroppo ho perso un Super Enalotto, ho perso la schedina, ho fatto due nella schedina Super Enalotto, perché se no, se avevo vinto, venivo su con 500.000 euro in contanti e te li mettevo sopra il tavolo i soldi, e te ci facevi quello che te pare, te e le tue fie ve godevate la vita, anche se pochi, 500.000 euro, però buttale via, io te davo 500.000 euro, dopo te ci comprai una casa. Adesso ormai le case è svalutate al massimo, una casa anche con 50.000 euro, no? Una casetta anche piccolina, umile, però comunque vada, c'avevi sempre quelle 400.000 euro che te avanzavano, potevi fare i viaggi, te potevi comprare un camper, te e le tue figlie andavate in un cavolo che pareva. Adesso con questo virus purtroppo si deve stare dentro casa, quindi è meglio a sto punto che facevate una casa con un giardino, apposta stavate dentro il giardino, a pial sole. Però purtroppo ho perso su Super Enalotto. Cosa devo fare? Vincerò un'altra volta, oppure passo tutta la vita a giocarci e perdo sempre, moro perdendo, come ha fatto zio Alberto, come ha fatto zio Lino, come ha fatto il mammo, purtroppo. Allora, adesso io stavo a rispondere alla gente e metto la memoria dell'SD nel computer. Oggi uso questo computer perché i video non è tanto lunghi. Allora, prima metto i file dentro il computer. Guarda, apro la scheda SD, c'è un macello di video. C'è un macello di video qui in questa scheda, purtroppo. E allora devo per forza scaricare Babbo Natale. Perché ho fatto il video di Babbo Natale prima e speriamo che il format piace alla gente, speriamo, e se non piace pazienza, tanto io stanno andata così ormai, io sono moscio, non so più quello di prima che riuscì a fare tutte le cose, adesso ormai le fo due, le vorrei fa 100, ma le fo due, capito, non è più come prima. È moscio Matteo Montesi, sono moscio. Allora, guarda, il pino, l'albero magico che mi sono comprato del pino silvestro, dato che sulla lista Amazon ce l'avevo ma non me l'ha mandato nessuno, l'ho dovuto comprare. Poi mi sono dovuto comprare il panettò e lo spumante, però era buonissimo quello spumante, il panettò e il paluani mi pare che ho mangiato. Mi è piaciuto. E me l'ho impappato tutto e niente, adesso io aspetto che scarica i file, che molto probabilmente i file di ieri non l'ho eliminati per non fa la cavolata di tante volte che io per formattare una scheda, per renderla vuota, per averci fuga da registrare il giorno dopo, scancello i video del giorno prima, a volte me ce fa, sai quanti video belli, memorabili che ho scancellato per sbaglio per causa della mente che ti mente? Tantissimi. Allora lei avoia qui, avoia al 4%. Quindi io ringrazio Irene, Alessia e Francesca per avermi mandato questa letterina e ci hanno speso 1,10 euro, mi pare. Un po' pesava sta letterina. Quanto hanno speso? Non lo so, 100 c'è scritto. Cosa ci capisci quant'è? 1,10 euro, mi pare. Vedi? 100, adesso non ci si capisce più, prima c'erano i prezzi dei francobolli, adesso non c'è più manco quelli, non si capisce se il francobollo vale un tot, vale un altro po', boh. E quindi io devo aspettare a unire il filmato e ne devo unire la bellezza di quattro filmati oggi ho fatto. Uno stamattina dentro la macchina al solito che stufa tutti, si è stufati tutti da vedere quelli lì. Poi un altro al cimitero che tanto bello non è, non ne frega niente a nessuno del cimitero che vado, sistemo una tomba, ripristino la tomba di Carla Zichetti. Il terzo è il bucaggio, l'esplorazione che gli piace a tutti, gli piace alla maggior parte dei gente, gli piace che vado a esplorare, vado a rischiare, capito? Ma è più una denuncia ulteriore, gli piace alla gente che vada a finire male. Poi perché vuole nel male mio, capito? Non è che vuole nel mio bene. Poi... E il quarto è il Babbo Natale, il format di Babbo Natale che mi state dando tre tute. E allora
su tre tute io non faccio fa il Babbo Natale a Luca e Jonathan, ve lo scordate. Luca e Jonathan non faranno mai il Babbo Natale, mai, mai. Quindi lo farò io e l'ho fatto io oggi. Quell'altra tuta la usa mio figlio, quella più fina, quella più spessa che mi ha fatto Massimiliano, ci farò un altro Babbo Natale in un altro format a fine dell'ultimo dell'anno. Farò un'altra cosa, vedrò quello che posso fare. Però non assicuro niente. Comunque io quei due lì, uno lo uso per mio figlio, un altro lo uso per portare i regali a mio nipote del secondo grado e per portare i regali ai vicini di casa, ai bambini dei vicini di casa. Quindi mi fa molto comodo. Quindi ringrazio Massimiliano, ringrazio a tutti coloro che hanno contribuito per i regali, per i vestiti del Babbo Natale e tutti coloro che vogliono vedere un altro format di unboxing, un altro format, e tutti coloro che mi spediranno qualcosa tramite la lista Amazon che ho sotto le descrizioni di tutti i filmati che ho. Allora, qui ci vuole una vita. Come devo fare? Come devo fare? Vabbè, cambio batteria qua. Cambio batteria. Vediamo un po' se è carica. Questa è carica. Questa è carica. Allora la cambio nella videocamera, va, guarda, la cambio. Ecco, guarda, la metto qui, segna rosso, vedi? Vedi che è rosso? Perché scarica, è scarica al massimo, l'ho usata tutt'oggi. Allora queste le metto qui che cariche, che domani devo andare con mio cugino Luca a consegnare i pacchi e Art Shop. Te mi hai chiamato, te che mi volevi incontrare, no, di persona, mi hai chiamato, hai comprato un pacco e Art Shop? Che te lo portavo io se eri delle Marche, della regione Marche. Non mi hai chiamato, quindi non te puoi lamentare che non mi vedi. Volevi fare una foto con me? Volevi vedermi? Volevi incontrarmi? Volevi fare due chiacchiere? Non mi hai chiamato per il pacco e Art Shop. Cosa devo fare? Se non mi hai chiamato, mica è colpa mia. È colpa tua che te potevi dare una mossa, chiamarmi e ordinavi un pacco e Art Shop da Risparmio Virtuoso. Gli dicevi: posso ordino un pacco da 50 euro minimo e Art Shop e voglio che me lo porta Luca e Matteo. E io te venivo a portare il pacco. Domani devo fare tre consegne. Devo andare da un certo Francesco e poi in altre due persone. Che ci arriveremo io e Luca. Che dovrebbe essere uno a Serra San Quirico, poi un altro a Monte San Vito e un altro a Chiaravalle, mi pare, se non mi sbaglio. Allora niente, devo aspettare che se scarica tutti i file e poi unirò il filmato. Nel frattempo ne approfitto, non consumo il tempo inutilmente, ne approfitto per dire a Massimiliano, primo che lo saluto tantissimo e lo ringrazio tantissimissimo di questo camion che ha regalato dalla lista Amazon, l'ha comprato, l'ha regalato per mio figlio, guarda, guarda che telecomando, guarda che io, questo è professionale dei camion, è bellissimo, è bellissimo, si guida, si alza, questo è metallo, è de metallo, il casso, ci carichi tutto, vedi, questo è un Nerf che io ho comprato per compleanno a mio figlio, l'ho comprato io all'Oasi, de Tolentino, sto Nerf, poi questa macchina l'ha fatta Gianluca, il pilota e il meccanico de Roma, e poi questo l'ho comprato io a mio figlio, questo l'ho comprato io, questo l'ho comprato io. Questo l'ho comprato, questa l'ha comprato, allora, questo l'ha comprato Giacomo Leonora, Urbex, poi questo qua l'ho comprato io, questo l'ha comprato Luca dalla Germania, questo qui mi pare che l'ho comprato io, e questo non mi ricordo più, mi pare Luca dalla Germania sempre, e questo qua l'ho comprato io. E la mia ex ragazza, questo qui che c'era un trattore sopra. Dopo c'ha altri trattori a casa sua, tutti rotti, perché tanto un bambino tanto li sperimenta, quando gli si rompe qualcosa li spacca tutti. Poi questo qui è 5 anni fa, l'ho comprato io a mio figlio. 5 anni fa c'entrava tutto. Adesso c'entra solo del sedere. Guarda il mio calendario vecchio. Guarda un po' il mio calendario vecchio. Gennaio 2016, guarda. Questo l'avevo regalato, alla gente. Guarda, il mio calendario, dopo non l'ho fatto più i calendari, perché tanto il canale mio è stato chiuso per la quinta volta, cosa facevo più? Guarda, vedi,
i posti, i luoghi dove sono stato. A Londra sono andato, con Trilli, guarda, il gatto in Ancona. Dopo i cosi lì, il gruppo di canto. Guarda, è tutto passato, vedi? È tutto passato. Guarda, il fiume in piena. De quant'è che non vediamo più il fiume in piena? Io vestito da Elvis Presley, con Diego, il cantante dei Kappa Pro. Quanti video ho fatto che andati persi. Vedi? Guarda, io col kayak, tutto contento. Guarda, io con una tartaruga gigantesca. E questo è il calendario del 2016 che io ho regalato a tante persone. Dopo io ho ricevuto due mastelli di pittura, di vernice. Quando riceverò lo zoccolo, quello marrone, lo zoccolo, per fare lo zoccolo acrilico, quella vernice lì, io inizierò a verniciare tutta sta stanza. Vedi quant'è scolorita qua? Lì tutta muffa, un macello, dovrei mettere l'antimuffa. Quindi quando riceverò lo zoccolo io vernicerò sta stanza. Quelle le foto nonno Bibbo, nonna Anna, nonna Pierina, nonno Pacifico. A gennaio lo tirene fuori dal fornetto, mio padre e mia madre quando erano giovani, vedi? Adesso te faccio vedere un'altra cosa che mi ha fatto Massimiliano. Adesso te faccio vedere una cosa bellissima anni 80. Nel frattempo te faccio vedere Giuseppe, quello che mi aveva inviato, che lo usiamo sempre. Vedi, questo si attacca a testa di in giù, si usa sempre. Vedi, babbo tenta sempre il Superenalotto, ma perde sempre. Perde tutto un continuo, non ci si acchiappa mai. Guarda che roba, anni 80 questo qui è. L'albero che mi ha fatto Massimiliano e le palline che mi ha fatto, adesso non mi sovviene il nome, purtroppo mi sfugge, però io ringrazio a tutti, vedi? Non è che le vendo le robe, io me le tieno. Dopo le cose del largo consumo le condivido con la mia ex moglie, mio figlio, la famiglia sua, mia sorella. Io le condivido, le cose che è doppie. Guarda, vedi? Guarda che bello, guarda. Le palline anni 90, anni 80, guarda lì. Che spettacolo di albero. Lì manca la punta, però c'è l'albero, il presepio, là la cucina. Ha detto lo fa vedere. Ecco, l'albero illuminato, sempre anni 80. Vedi, questa qui è anni 80 al massimo. La punta rossa, guarda un po'. Guarda che bello. E poi il presepio. Il presepio, c'è i personaggi molto antichi. Vedi questo nonnetto qui, che cucina il maiale, allo spiedo. Poi Gesù, Giuseppe e Maria, gli asinelli, il bue, i maialini, guarda tutti i personaggi, guarda che bello. Guarda, ecco il presepio mio, vedi? E qua c'è il deserto con i re magi verso Betlemme. Te faccio vedere il logo che me l'aveva fatto, adesso non mi sovviene purtroppo, però... niente, mi sfugge i nomi. Comunque, grazie all'artista che ha fatto quel logo. Vedi, chi da me pure c'è la muffa. Vedi, è venuta la muffa dentro qui. Mi c'è uria l'antimuffa. Io adesso lo metto nella lista Amazon l'antimuffa. Dopo qua c'è il camion Scania che mi ha fatto anche una persona molto gentile che ha speso un occhio della testa. Bellissimo, guarda. C'è una mucca, guarda lì. Guarda che bello. È della Bruder, questi è regali preferiti di mio figlio. E poi questo qua l'ho fatto io l'anno scorso al suo compleanno, guarda un po'. Guarda che bello, gliel'ho fatto io, vedi? Vedi, questo è un camion da cava. Questo qua l'ha fatto Titti, la macchinetta che si sta a caricare, come vedi? Vedi che si sta a caricare, vedi? Vedi la batteria, al power jack? È a posto, è carico. Adesso lo devo cambiare. E devo mettere in carica quell'altro power jack, sempre mentre mi si memorizza il file al computer. Guarda un po', ancora è al 52%. Ci vuole una vita, perché tanti... Allora io questa macchinetta, che è impermeabile, la devo svitare qui, in modo che metto il power jack in carica. Così, quando viene mio figlio, è pronta per usarla.
Mio figlio ormai è un ragazzetto, c'ha 13 anni, quindi queste cose qui è agli sgoccioli che gli piace. Presto gli piacerà alle ragazzette, gli piace tuttora, però ancora non proprio, al massimo. Presto gli piacerà la moto, gli piace tuttora, però presto vedrà la ragazzetta, dopo parte con gli amici suoi quando gli pare. Così, tanto tutti ne abbiamo passato tutti quel periodo. Dopo gli piace andare con gli amici suoi, fa il gruppo e speriamo che il gruppo trova un gruppo giusto, che non lo porti nella cattiva strada, me lo auguro proprio. Fossero brave le persone, già c'ha degli amici bravi, speriamo che se mantenessero così bravi. Allora, adesso apro questa scatola. Purtroppo non c'è più quell'incastro, no, che c'era una volta, negli anni 80, anni 90, era tutto più semplice. Adesso tutto più complicato, devi svitare mille viti, te le puoi perdere. È un macello, è un macello se macchinette. È un macello proprio, guarda. Una volta era incastro, capito? Incastravi e finito, chiuso. Cos'era da tutto un continuo a svitare, contro svitare? E invece niente, niente da fare. Se te va bene, cucì, se no non le compri. Ecco, guarda un po'. Il power jack. Il power jack, guarda. Adesso io lo stacco e lo metto in carica. A posto di questo, con la presa USB. Questo è carico. E metto in carica questo qui. Guarda, allora, fa un po' vedere, ecco, adesso dovrebbe essere rosso, vedi? Vedi in carica? Fa rosso, vedi che fa rosso? Quando carica fa rosso, quando è carico al massimo non fa più rosso, la lucetta non la fa più. Quindi io metto il power jack carico, lo metto qui nella macchina, mentre aspetto che si memorizza tutti i file, che ci vuole una vita. Ecco qua. Adesso attacco le viti, perché questa deve essere attaccata bene, le viti, perché è impermeabile. Per averci l'impermeabilità bisogna che ci sta bene attaccata. Ecco. Questa cammina bene nello sterrato, questa macchinetta qui. L'ha fatta Titti perché io l'ho messa nella lista Amazon. Grazie Titti. Gli è piaciuto un bel po' questa macchinetta, mio figlio. Anche la macchina di Gianluca, quella da corsa, l'Audi da corsa. Guarda, vedi? Vedi che carica? A posto, la spegno e carico quell'altro power jack. Mentre aspetto qui, vado a mangiare e ritorno. Per te subito, a subito. Eccomi, pronto, pronto. So pronto, vediamo i file. Ce n'è 66. Pensa un po'. Adesso vado su Corel Video Studio 2019. Chi è che mi dice: ma che programma c'hai, Matteo? Ma come lavori? Sei filmati, no? Corel Studio 19. Quante volte l'avrò detto? Non si sa quante. Eppure la gente me lo domanda. Ecco, sta apri il programma. Guarda, adesso toglio i file di oggi che ho unito un filmato stamattina. Adesso vado a trovare i file nella memoria data, Babbo Natale, vediamo un po'. Questi qua e tutti i file da eliminare. Infatti nella scheda c'era il video di ieri e non l'ho eliminato. Apposta ci ha messo una vita. Apposta ci ha messo una vita, certo, allora, porca miseria, devo eliminare i file piano piano, perché sennò, allora,
padre. Quindi noi dobbiamo idolatrare. No, dicevo, dobbiamo idolatrare Gesù, no altri idoli. Questo è un video che ho fatto ieri sera. Adesso ci metto tutti i file di oggi, eccolo qua, va. Li trasferisco qui come copertine, dopo da queste li prendo, li divido e li unisco a vicenda. Vedi? Che sta a fare premere esce per terminare. Sta a mette qui i file. Eccoli qua. Adesso intanto vado a unire il filmato di stamattina. Ecco, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, questo lo metto qui e vado a cancello questo qui, il primo, e ci metto il secondo, lo trasferisco qua. Ha scritto più. Adesso da un file e un altro lo unisco. Io qui ho preso i fiori, adesso praticamente ogni pezzettino di video io lo devo unire insieme in modo che viene un video unico, se no è un macello, non ci si capisce più niente. Per far questo ci vuole tanta pazienza. Ho fatto tutto. Ecco, quindi adesso questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 file. 40 è sempre quello. Niente, cancelliamo. 41. 41. Se ti dice no, la devi pagare, gli dici no, io non ho i quadrini e me la devi regalare per forza. Ecco, dicevo della corona del rosario, Forza. Allora, tolgo i pezzetti che sono inutili. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, dopo te volevo dire che il pallone da calcio, che mi è stato infatti due, uno l'ho dato a mio figlio che ce l'ha su casa sua, un altro ce l'ha qui, perché quando viene qui gioca con quello, quando va su a casa sua gioca con quell'altro, quindi due palloni che non va a finire male. Cioè se gioca... secoli. Amen. Ovviamente dalla lista Amazon l'ho tolti. Cina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco. Dei secoli. Amen. Coli. Amen. Sì. Stamattina dopo sono passato da zio Leandro, il padre di Luca, abbia stimato, attaccato una bestemmia, un'imprecazione grossa. Le labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ciao. Ecco, adesso da qui, dall'ultima immagine,
che io faccio così, faccio cucino alla fine, e devo andare in cerca una musica che ci dice, in modo che dopo, quando vai a schiacciare play nel video, esce fuori la musica con me come immagine di presentazione. Allora, fa un po' levare i file qui, perché io ogni volta converto l'immagine a MPEG 4, allora li devo togliere ogni volta. Sentiamo, ah? Questa mi piace. Guarda, la prima ci ho azzeccato. Allora la metto così. Vediamo come comincia. Ecco, adesso sbasso la frequenza musicale e il volume. Lo metto a 35 e man mano più in là lo sbasso sempre di più, in modo che quando parlo si sente, se no non si sente. Ecco, guarda, eh. Ciao, t'ho visto. Questo non è un unboxing, però lo è stato. Ora poco c'è, cioè, la terra, il terriccio per la tomba di zio Mario e Carla Zighetti. Però siccome oggi devo andare a sistemare i Ecco, adesso io sbasso pure di più il volume, perché mi pare troppo, lo metto a 8, il numero dell'infinito. E questo dopo scorre la musica fino a quella altezza lì del volume. Quindi una musica bassa, piacevole e molto carina. Adesso devo andare a scrivere il numero, il nome del titolo della musica all'inizio del video. Te, quando vedi i miei filmati che c'è la musica all'inizio proprio sotto nel video stesso, vedi il nome della musica, il nome in inglese, perché tutto in inglese se musiche. E io ce lo devo scrivere per il copyright. Allora, Walking in, aspetta, allora mi sono sbagliato, no, in grande. Allora, un'altra volta, Walking in the Sky, Nico Staff. Ecco, e questo lo devo mettere più piccolo, lo rimpicciolisco, questo nome, questo titolo, cosa dirò. Allora, lo rimpiccolisco in modo che se un domani mi chiede i diritti d'autore, io bisogna che ci metto i link che vogliono loro, che metto sotto ogni filmato. Allora, ecco, adesso ci metto il nome e cognome mio, Regina Matteo Montesi, e poi la fine, ci metto la scritta fine, finale con la musica finale. Vediamo un po', eccolo qua, la musica finale. Vediamo un po' come butta. Gesù sì nel mio cuore, amo, ciao. A posto, va bene. Allora adesso trasporto il cursore verso la fine della musica. Vediamo un po'. Ecco, adesso io tolgo l'immagine mia e ci metto il logo finale. Apposta, adesso il logo lo ringrandisco, che deve prendere tutto il monitor. E poi ho fatto, adesso faccio rendering. Un'ora precisa dura. Cosa c'è scrivo? Impegni Montesi prima del cimitero. Ecco, 21
dicembre 2020. Orca, mi sono scritto in piccolo. Io scrivo sempre in grande. Allora, impegni montesi prima del cimitero, 21 dicembre 2020. Ecco, a posto. Adesso fa rendering, quando arriva al 100%, intanto potrei unire un filmato qua a quest'altro computer, visto che tanto l'SD io l'ho messo in memoria, questa l'ho messa in memoria, la ficco qui dentro, guardate, la ficco qui dentro per farti vedere, guarda un po', oh, adesso metto il mouse di qua, questa la ricarica del power jack ce la metto dopo, oppure lo metto in quest'altro computer la ricarica. Fa un po' vedere che c'ha un altro USB, ecco qua, la metto di là, va? Così posso fare tutto. Allora, adesso vado a pescare i file ed è quello che devo unire da quest'altro computer, vediamo un po'. Qui ancora c'è tutti i video che ho fatto ieri, io e Luca abbiamo fatto con Valerio. Che è l'unico che ci ha sostenuto anche le spese, Valerio. È l'unico, ci ha invitato al ristorante e ci ha dato 50 euro a testa, pensa. Pensa quanto è stato gentile. È incredibile. Allora, l'SD, andiamo a vedere che numero di file è, vediamo un po', allora, vediamo il 39, no, il 39 non è, il 39, niente, allora vediamo un po' mettendo questo, questo no, 45, no, il cimitero, dai, unirò il cimitero, che te devo dire, a posto, adesso mette dentro i file nel programma e così unisco quello del cimitero. C'è solo due file, capirai, faccio subito. Faccio proprio subito. Invece come esplorazioni ce n'è un'altra che ho fatto e sarà l'ultima dell'anno 2020. Sono stato moscio quest'anno, però purtroppo me ne capitate di tutte e di più. Come fai? Allora, a posto, questo tanto c'è solo un file unico, allora dura 40 minuti, intanto ci metto il pezzetto del zio, del ziolino, buonanima. Ecco, vediamo un po' quando vado via. Bene, bene, a posto, questo è fatto, fatta finita. Poi ci aggiungo quello, il pezzo che sono andato da ziolino a sistemare. A posto, vediamo. L'eterno riposo dona a ziolino, signore. Risplende a lui la... Questo è fatto.
fatta finita. A posto, questa è pure fatta. Allora, adesso devo andare a prendere un'immagine di presentazione, un fotogramma. Vediamo un po' quale fotogramma posso piare. Questo, uno già l'ho preso, e uno, vediamo il secondo. Il secondo, eccolo, questo qui non è un granché, però niente, non è. Faccio vedere prima e dopo, prima senza fiori e poi coi fiori, e uno e due. Adesso vado a beccare la musica su download, eccola qua, sentiamo. Questa no. Questa no. Questa per carità. Questa proprio è da morto, Questa ci dice, dai. L'ho trovata. Allora, vediamo un po' come butta. Allora. Fammi sbassava. Adesso cambio foto. Cambio immagine. Scatta, arrivo io. Ecco, intanto sbasso la frequenza musicale come sempre, la metto a 35, no 25, no, famo 25, vediamo. Ecco, adesso sbasso pure di più. A 15, vediamo, va. Ed è un riposo, non andarla, signore, se per lei la luce perpetua, riposi in pace e amo. Eterno riposo, non accanto, signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace e amo. A posto. Allora, la musica ce la lascio, e la cosa che ci metto questa qua, regia Montesi Matteo, e all'inizio ci metto il nome della musica. Eccola qua. Lo accorcio il file. Adesso la vado a scrivere. Fels Patrick Os. Questa già l'ho usata altre volte.
Come un concetto di concetto? Non me ne va, va, non me ne va. No, no, meglio che no. Non l'ho usata altre volte, sta... Adesso metto la musica finale. Metto la musica finale. E... Però metto prima fine. Fine, the end. E poi metto la musica finale. Allora. Allora. Prima però ci metto l'immagine di presentazione di zio Lino. Buonanima. Così chi è che va al cimitero lo trova lì. Ecco, adesso metto l'immagine mia. Ecco, e adesso ci metto l'ultima immagine. A posto. Basta. Toglio tutto. Togli i file superficiali, elimino l'ultimo e ci aggiungo questo. A posto. E adesso vado a unire il filmato stesso. Vediamo come butta. Si è staccato proprio subito. A posto, adesso io qui ci scrivo Montesi Matteo, Montesi, allora ripristino tomba Carla Zichetti, ciclamini natalizi una Z. Natalizi, allora 21 dicembre 2020, ecco qua, 44 minuti. Allora vediamo un po' se, ecco, lo unisce. E intanto io vado a scancellare i video, che purtroppo mi tocca scancellare tutto perché la memoria qui è strapiena. Allora, drone, fiume 1, foto tutte computer, Roma, Valerio, Verusca, Cristina, niente, levamo tutto, ignora, a posto, foto tutte vecchie del computer, e questo, niente, a posto. Allora, adesso io non devo fare altro che aspettare il rendering di questo video, che questo è un computer molto lento però molto spazioso, quindi lo uso solamente per i video più lunghi in assoluto questo. Invece questo qua lo uso per i video più corti, e questo è più veloce, il processore è più veloce, però ci va poco in memoria, capito? Quindi me ne serve tutti e due, con uno non è una fo' a lavorarci in tutto, no? Allora adesso devo aspettare il rendering e... Intanto io ti saluto, mi sono stufato a registrare, per oggi è finita, per oggi è tutto qui. Ti saluto e ricordati che io devo unire in altri tre filmati, cioè metterò una vita perché è più complessi, c'è più file, tutti stacchi, devo unire il filmato dell'esplorazione, poi devo unire il filmato del Babbo Natale e poi devo unire un altro filmato, quindi c'è un sacco da fare. Poi devo unire pure questo per ultimo. Ti saluto, finirò a luna, però io Ari ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, ti sposerò. Fine, ciao!